Antonio Scarmeta, Il postino di Neruda. Questo è un libro pubblicato in Italia nel 1993 da Garzanti, libro famoso per via della partecipazione al film come protagonista di Massimo Troisi, ed è a lui che voglio dedicare questo brano. Qui il postino non c'è in questo brano, ma si parla molto di lui. La trovò nella stanza esposta al vento autunnale, lo sguardo incalzato dall'obliqua luna piena, la penombra soffusa sulla coperta, il respiro affannoso. «Che fai?» le domandò. «Sto pensando». Un brusco colpo della mano azionò l'interruttore e la luce aggredì il suo volto assente. «Se stai pensando, voglio vedere che faccia fai quando pensi». Beatrice si coprì gli occhi con le mani e con la finestra aperta in pieno autunno. La mia stanza, mamma. Però i conti del medico li pago io. Parliamoci chiaro, figlia. Chi è? Si chiama Mario. E cosa fa? Il postino. Postino? Non hai visto la borsa? Sì che ho visto la borsa e ho visto anche a cosa gli serve la borsa, a metterci una bottiglia di vino. Perché aveva già terminato la consegna. A chi le porta le lettere? A Don Pablo. Neruda? Sì, e sono amici. Te l'ha detto lui? Li ho visti insieme l'altro giorno, sono venuti a chiacchierare qui all'osteria. E di cosa parlavano? Di politica. Ah, è anche comunista. Mamma Neruda diventerà presidente del Cile. Figlia, se confondi la poesia con la politica, presto sarai una ragazza madre. Cosa ti ha detto? Beatrice aveva la parola sulla punta della lingua, ma la guarnì per alcuni secondi di calda saliva. Metafore. La madre si aggrappò alla boccia d'ottone del letto, stringendola fino a convincersi che avrebbe potuto liquefarla. Che cos'hai, mamma? Cosa ti sei messa a pensare? La donna si accostò alla ragazza, si lasciò cadere sul letto e con voce evanescente disse: «Non ti ho mai sentito pronunciare una parola così lunga. Che metafore ti ha detto?» Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Beh, quando mi ha detto così io ho riso. E allora? E allora ha detto una cosa del mio riso. Ha detto che il mio riso era una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Ha detto che il mio riso era un'onda d'argento repentina. La donna si inumidì le labbra con la lingua tremula. «E allora, che cosa avete fatto?» Sono rimasta zitta. «E lui? Cosa mi ha detto?» «No, tesoro, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, avrà anche due mani.» «Non mi ha mai toccata. Ha detto che era felice di restare distesa accanto a una giovane pura, come sulla riva di un bianco oceano. E tu?» Io sono rimasta zitta a pensare. E lui mi ha detto che gli piacevo quando tacevo perché ero come assente. E tu? Io l'ho guardato. E lui? Anche lui mi guardava. E poi ha smesso di guardarmi negli occhi e è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli senza dire niente. Come se stesse pensando. E allora mi ha detto: «Non mi basta il tempo per celebrare i tuoi capelli. Uno per uno devo contarli e celebrarli.» La madre si alzò in piedi e incrociò le palme delle mani al petto, orizzontali come le lame di una ghigliottina. «Figlia mia, non dirmi altro. Siamo di fronte a un caso molto pericoloso. Tutti gli uomini che cominciano toccando con le parole poi arrivano più lontano con le mani.» «Che cosa hanno di male le parole?» domandò Beatrice abbracciando il cuscino. «Non c'è peggior droga del bla bla bla. Fa sì che una barista di paese si senta come una principessa veneziana. E poi, quando viene il momento della verità e torni con i piedi per terra, ti rendi conto che le parole sono un assegno a vuoto. Preferisco mille volte che un ubriaco ti tocchi il culo al bar, ma non che ti dicano che un tuo sorriso vola più alto di una farfalla.» «Si espande come una farfalla», saltò su Beatrice. «Che voglio si espanda, fa lo stesso. E sai perché? Perché dietro le parole non c'è niente. Sono fuochi d'artificio che si disfano nell'aria.»
parole che mi ha detto Mario non si sono disfatte nell'aria, io le so a memoria e mi piace ripensarle quando lavoro. Me ne sono accorta. Domani fai la valigia e vai per qualche giorno da tua zia a Santiago. Non voglio. La tua opinione non conta. La cosa è grave. Cosa c'è di male se un ragazzo ti parla? Succede a tutte. La madre si annodò lo scialle. Primo si vede lontano un miglio che le cose che ti dice le ha copiate da Neruda. Beatrice inclinò il collo e fissò la parete come se fosse l'orizzonte. No, mamma, mi guardava e le parole gli uscivano di bocca come uccellini. Come uccellini dalla bocca. Stasera stessa fai la valigia e parti per Santiago. Sai come si dice quando uno ripete le cose che ha inventato un altro e non nasconde? Plagio. Il tuo Mario potrebbe andare in galera per averti detto le sue metafore. Telefono io al poeta per dirgli che il postino gli ruba i versi. Cosa crede, signore, che Don Pablo si preoccupi di simili cose? È candidato alla presidenza della Repubblica, magari gli danno il premio Nobel e lei va a scocciarlo per un paio di metafore. La donna si passò il pollice sul naso come i pugili professionisti. Un paio di metafore? Ma ti sei vista? Afferrò la ragazza per un orecchio e la trascinò verso di sé finché i loro nasi non furono vicinissimi. Mamma, sei umida come una pianta. Hai la febbre, figlia mia, che si cura solo con due medicine, le sberle o i viaggi. Lasciò il lobo della ragazza, trasse la valigia di sotto il letto e l'aprì sulla coperta. Fai la valigia. Non ci penso neanche, resto qui. Tesoro. I fiumi trascinano pietre e le parole gravidanze. La valigia. So badare a me stessa. Cosa vuoi sapere tu? Così come ti vedo, basterebbe sfiorarti con un'unghia. E ricordati che io leggevo Neruda molto prima di te. Vuoi che non lo sappia? Che quando gli uomini si scaldano gli diventa poetico anche il fegato. Neruda è una persona seria, sarà presidente. Quando si tratta di andare a letto non c'è nessuna differenza tra un presidente, un prete e un poeta comunista. Sai chi ha scritto Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno, lasciano una promessa, non tornano mai più? Neruda. Sicuro, Neruda. Ti fa tanta impressione? Io non farei tanto scandalo per un bacio. Per il bacio no, ma il bacio è la scintilla che scatena l'incendio. Ed eccoti un altro verso di Neruda. Amo l'amore che si divide tra baci, letto e pane. Insomma, tesoro, per dire le cose come stanno, colazione a letto. Mamma! E poi il tuo postino ti reciterà l'immortale poesia nerudiana che ho trascritto sul mio album, proprio quando avevo la tua età, signorina. Io non l'ho amata, perché nulla ci leghi, perché non ci unisca nulla. Questa non l'ho capita. La madre accennò con le mani a un immaginario gonfiore che cominciava sopra l'ombelico. Raggiungeva lo zenith all'altezza del ventre e declinava all'attaccatura delle cosce. Accompagnò quel fluido movimento sincopando il verso in ciascuna delle sillabe. Io non lo amo, amata, perché nulla ci leghi, perché non ci unisca nulla. Perplessa, la ragazza finì di seguire il turgescente movimento delle dita di sua madre e, ispirata dal segno di vedovanza attorno all'anulare, domandò con voce di uccellino: L'anello? La donna aveva giurato di non piangere mai più in vita sua dopo la morte del legittimo consorte, nonché padre di Beatrice, finché non ci fosse un altro defunto altrettanto amato in famiglia. Ma questa volta almeno una lacrima lottò per sgorgare dalla cornea. Sì, tesoro, l'anello. Fai la tua valigia tranquilla, su. La ragazza morse il cuscino e poi, mostrando che quei denti, oltre a sedurre, potevano sfilacciare tanto la tena quanto la carne, vociferò. È ridicolo, perché un uomo mi dice che il sorriso mi aleggia in volto come una farfalla, devo andare a Santiago. Non fare l'ingenua, esplose anche la madre. Adesso il tuo sorriso è una farfalla. Ma domani le tue tette saranno due colombe che vogliono essere cullate, i tuoi capezzoli due succosi lamponi, la tua lingua il tiepido tappeto degli dèi, il tuo culo la velatura di una nave,
E la cosa che adesso ti fuma tra le gambe sarà il forno di Giaietto dove si forgia l'eretto metallo della razza. Buonanotte.